ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui nella carriera allenatore con lo Sturm Graz. Oggi, ragazzi, mi sono accorto che, cioè, in realtà non è proprio oggi, in realtà è questo video lo sto registrando mercoledì, quindi ieri ho visto che siamo arrivati a 50 iscritti. Sono felicissimo, ma andiamo a vedere adesso le partite che dobbiamo giocare. Allora, giocheremo finalmente contro il Crotone. Simuleremo col Trapani, giocheremo col Napoli e simuleremo queste altre due per arrivare alla partita con il Virtus Entella. Tra l'altro, nel frattempo avremo iniziato già il calciomercato di gennaio. E che cosa volevamo fare in questo calciomercato di gennaio? Comprare un terzino destro. Perché c'è Trammer lì? Perché c'è Trammer? No, no, aspetta. Ok, ho capito. Cavolo, va bene. Sì, dobbiamo comprare per forza un altro coso, ma andiamo a giocare contro il Crotone. Tutte Ed le eccoci ipotesi quindi del al caso a partire Crotone per ovviamente dalla giocare tenuta del contro terreno. il Ben trovati Crotone. da parte di Vediamo Piero di Gippardo riuscire e a ovviamente di Stefano portarci Nava, case pronto per il commento d'attunti. tecnico. Può Zio, correre adesso lungo la sulla fascia fascia. si gira, o meglio si ferma. Prova a botta. Il punteggio si sblocca. Cordes non può Tifosi impazziti nulla. dopo il gol. Assist È comprensibile la loro strabiliante gioia. di Despotov che si Il portiere non stoppa, poteva si gira nulla. verso Palla in Vincenzo buca Becco e gli d'angolo, serve frutto di un un tiro pallone molto al angolato, preciso. bacio che Si è Cordes non può presentata l'occasione e non prendere ha ed sbagliato. è 1-0 Hanno aperto le subito. varche. È in buona Attenzione allo posizione. share per Palla Vincenzo che Becco spiove. Pallone in davanti, gioco, Herrero c'era in attenzione. porta, non c'era Cordes, stavo scherzando. Può Mazzotta cercare sulla il fascia, cross. grosso in mezzo, Lewis prendila, bravo Bravo qui il Lewis. difensore Però che c'era spazza ancora via. Mustacchio. A metri per Mustacchio, grosso in avanzare. mezzo, Palla. Il Maxi portiere la la blocca, prende la può in salvataggio Sebenhand. miracoloso sulla Grazie. linea. Dai, Sono andati ripartiamo, davvero ripartiamo, un passo da ripartiamo. Ce gol la possiamo qui. fare, vai. Trammer Ci sono ancora o Dummer, non 120 so come secondi lo da dici. giocare. Vai, 2 minuti Despotov, che per chi potrebbero decidi, si regalarci gira, non ancora riesce. emozioni e Però dovrebbe spettacolo. finire qua la partita, il primo tempo, va L'arbitro manda bene. tutti negli Ripartiamo col spogliatoi per il secondo. momento. Vincenzo Becco dalla distanza, carica il Ribatte il destro, non difensore. riesce. Pallone però ancora per Kitesvili, non so perché non Attenzione l'abbia perché è lasciata a pericoloso. Dominguez, perché era quello che voleva Pallone fare inizialmente, invitante. Leitgeb, Lo per vede. Vincenzo Becco che Occhio si al tiro. Palo. gira, tira palo! Occasione. Sotto Ha letto bene Ariete, l'azione la sulla recupera traiettoria del Trammer, partiamo passaggio. in contropiede, vai Juan Dominguez, vede Vincenzo Becco che scatta, aspetta ancora Dominguez, Juan attenzione, Dominguez. Juan si gira, Gran vede palla. Vediamo Rocher. cosa inventa Vai, ora. Vince, sovrapposizione di Vincenzo Becco, che prova Opportunità. il tiro! Tiro Mano, respinto. quello era mano, Esce e va recupera il bene, pallone. ok. Attenzione, È in Rocher, buona per cercare il suo posizione. primo Il gol, centrale portiere in presa per sicura. Herrera. Mazzotta, tunnel a Riconquista la Trammer, palla. che però viene La recupera difesa la meglio e allontana il Trigolo, Juan pallone. Dominguez, perché il Trammer non si è spostato da lì? Vabbè, Lewis intanto sulla fascia non riesce a trovare Pubblico di casa che Rocher, prova però a è ancora trascinare la per propria noi, squadra che è sotto di Leitgeb, un gol, Juan quantomeno Dominguez, verso il pari. Kitesvili, Sarebbe un ancora risultato prezioso per come si è messa la per partita, Rocher, visto quanto che manca da la manda giocare. centrale per Leitgeb, che vede Palla a correre scavalcare la Vincenzo Becco, che difesa. si Può gira, ricevere da Vincenzo posizione Becco, col interessante. destro, parata Non di trattiene, Herrera, occhio alla ma adesso possibilità. Herrera è fortissimo. Giocare. Ultimo Arbitro, giro per di chiudere lancette questa per chiudere partita, questi credo siamo a 90 minuti. Ottimo 1:40. lavoro, Matteo, Oh, come sempre, grazie. grazie. Finisce qui la Basta partita, così, arriva 1-0 il per lo fischio Sturm dell'arbitro. Graz, gol di Vincenzo Becco che ha sfiorato anche il secondo gol, solo che sfortunatamente non c'è riuscito. Partita che ci sta comunque, cioè il Crotone ha 0 tiri, però le azioni le ha fatte, semplicemente è stato sfortunato e non è riuscito a cercare di tirare, però aspetta, un tiro l'hanno fatto, perché va bene, ok. Andiamo a giocare la prova, andiamo a simulare quella contro il Trapani, quindi. Come già detto, quindi andiamo a giocare contro il Trapani. Onestamente, contro il Trapani mi sento di far fare un po' di turnover alla mia squadrina. Ovvero, Vincenzo Beppi in panchina. È in panchina, sì. Per far giocare il buon Friesen Bichler che mi ha chiesto di giocare. Vi ricordo, se casomai il nome di costui lo dicessi sbagliato, per favore correggetemi perché non lo so come. Allora, intanto Jäger, che è pure cresciuto ed è diventato quanto Leitgeb, perché è diminuito Leitgeb. Ok, va bene, può giocare tranquillamente. Ma comunque, secondo me, cioè, quando è nato il cognome di questo giocatore qui, secondo me hanno premuto tasti a caso sulla tastiera, perché non. Cioè, ok che è se non sbaglio, kosoviano. Non mi ricordo se è del Kosovo o di quell'isoletta che sta vicino alla Grecia, non Creta, quella Cipro, ecco.
Non lo so, boh, vabbè, tra l'altro è tornato Balag, quindi può fare da riserva. Andiamo a simulare definitivamente contro il Trapani e vediamo un po' che cosa succede. Penso che vinceremo, siamo anche in casa, quindi francamente mi aspetto una bella vittoria. Esatto. Con Rocher che fa gol e anche Vincenzo Beppe che sostituisce Rocher, va bene. E da loro Togord. Ok. Togor d'acqua, va bene. Big uff! Si è infortunato Kiteshvili per 3 settimane. No, però. Dai, proprio Kiteshvili no, però. No, non va bene. Io chi ci metto ad allenare? Dai, ci mettiamo Jäger per il momento. Che comunque ha 25 anni. Pensavo fosse più vecchio, francamente. Invece no, ha solo 25 anni. Vabbè. Intanto è iniziato il calciomercato. Direi di andare a mettere in vendita il buon Sakic, che tra l'altro è infortunato, quindi F in chat per lui, però mi dispiace ma deve andare via, perché voglio un altro giocatore. Tra l'altro, c'è qualcun altro che volendo si può vendere? Non penso, mi sa. Ferk, quanti anni hai? 20, ok, non ti possono prendere, perfetto. Ljubic pure è infortunato e mi dispiace un pochino, però penso che possa crescere prima o poi. Vabbè, andiamo a giocare contro il Napoli. Alla fine, ragazzi, ho optato per provare questo Shabanax Aj. Allora, zio, se ho sbagliato la pronuncia, scusami, però hai un nome impronunciabile, mi dispiace. Comunque, voglio provarlo perché comunque effettivamente è nel suo ruolo, ha 18 anni, potrebbe anche crescere. Proviamolo, vediamo come va. Vogliono comprare Spendolfer. E ci potrebbe stare magari per comprare il buon Malang Sarr. L'unico problema è che dipende da a quanto riesco a venderlo. Perché tipo se riesco a vendere a 3 milioni e 500 ci può anche stare. Però non lo so. Eh no, 2 milioni no, no, 2 milioni no. 2 milioni non glielo posso dare perché ci perderei Spendolfer. Non potrei comprare Malang Sarr. Quindi niente, andiamo a giocare questa contro il Napoli. Magari ce la riusciamo a portare anche a casa, non si sa mai. Eccoci Per questa sfida. quindi al Un San saluto agli amici Paolo di all'ascolto, Napoli per impostazione come andare ad sempre affrontare il con me Napoli c'è Stefano in Nava, Coppa questa Nazionale di nuovo protagonista partita su questi di schermi con la notte, sfida quindi non degli posso dire ottavi, soleggiato. partita E che partiamo promette subito alla grande spettacolo. con Vincenzo Si Beppi sfidano che attacca, Napoli si e dribbla i Sturm Graz. difensori, la Si manda gioca con dietro, l'accesso però ai Manolas quarti la novanta minuti. intercetta. Attenzione, intervento comodo del Attenzione Allan! portiere che dice di no a questo tiro. Fuori fuoco! Sei il Pronto, numero reattivo, eh? 5! Non era una No, parata no, no, impegnativa, è no, no, ho vero, ma è sbagliato, stato mi sono bravo scordato di comunque a chiamare rimanere l'uomo più concentrato. vicino. Attenzione, Jäger però, partiamo Diamo bene, va un'occhiata a bene, dai, due dei ci possibili sta protagonisti di cambiare le Vincenzo sorti del Beppe match per da un momento Saban, no, all'altro, no, no, raga, non posso magari dirlo, mi proprio con un loro dispiace. gol. Non riesco a fare la telecronaca se lo dico, Il mi Napoli si presenta dispiace. a quel Lozani in mezzo mezzo per Iago e trovano subito il gol che sblocca la Aspas, partita. non so come Partenza a si pronuncia raso anche per lui. loro. E Bel gol, niente, 1-0 certamente, Napoli, ma ci sono va bene, anche le non posso dire responsabilità della nulla difesa. Non perché poteva comunque contro sciupare il questo cross Napoli ce lo si perfetto può dalla aspettare, fascia. mettiamola Ah, così. che delizia. Lozano, marcato da Lewis, mamma mia, Attenta qui la raga, lettura del Lewis è una difensore. Palla in bestia, è out, sarà rimessa dal fortissimo. fondo. Cioè, Qui intanto mamma mia, è rivediamo il davvero gol del forte, vantaggio. davvero forte. Davvero Comunque, ripartiamo, dai, importante dai, questa dobbiamo rete. trovare sto pareggio, ce la si può fare. È difficile, Rocher. ma non impossibile. Partiamo già Ha bene, vedete, spazio lungo guarda. la corsia. Vai Lewis, corri, 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 giovane Lewis, Può corri che provare sei a metterla in giovanissimo, mezzo. corri. Vai Vince! No. Facile. Vincenzo Beppe si gira, non riesce a tirare. Prendila! No. Allan, Intercetta prova il bene il passaggio. passaggio e non era Prendila, stai facile. penando, grazie. Allora, vai, 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 passa qui. Ok, Spendolfer, passaggio bruttissimo per Lewis, ma va bene. Corri, giovane Lewis, girati, ok, Jäger, perfetto. No, non era per Lecce Rocher, bene la era traiettoria per qui. Shabanax Aj, vabbè lui. Vai, bene. Ok, Ha Despotov, spazio ci per sta. avanzare. No. Porti il Napoli in questa Lozano, circostanza. mamma mia, Lewis! Palla che finisce in Lewis, sei out. fantastico, porco cane. Mamma mia, è fortissimo. Jäger, non prendere il pallone da solo, ti prego, cioè, per favore. Corri, Rocher, corri, che sei a Rocher esterno. può Corri, sfruttare lo corri. In realtà spazio lungo la corsia. sei ala, però vabbè. Vediamo se Vai crossa. Rocher, cross in Cross sul mezzo. secondo palo. Despotov non ci arriva. Cross che si Non è perde. molto alto se non sbaglio, è Si tipo giocherà ancora 1,80 per lui, due ci sta. minuti. Vai, Lo zio, vede. con il nome impronunciabile, Ottima Vincenzo visione di gioco Beppe. qui. La ferma, si stoppa. Ancora, per Juan Domínguez. lui! Ah no, era Sicuro Domínguez, ok. intervento Va del bene, portiere. comunque,
Carnetis. Chucky Lozano ancora in mezzo. Allan, no! Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare ora per gli avversari. Niente, è ancora presto niente, però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Risultato anche perché oltre immeritato a tentare di segnare, cioè, devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Vabbè, niente. Napoli che ha tenuto di più il pallino. Politano riesce a tenere il pallone. Prova col cross in mezzo e gli agguanta. Posso dire che però c'è una cosa grande che non mi piace di stazione, che liberarsi, voi non state vedendo. Il due passi. Allora, è una gara a senso unico questa ormai. Il nostro caro Lewis ha fatto il contrasto, però non è riuscito a prendere il pallone ed è rimasto nei piedi di Politano. Questa cosa non è altamente ingiusta, secondo me. Però vabbè. Vai vince, e vabbè. Niente, oggi non riesce a giocare manco Vincenzo Becchi. Palla. Attenzione, Despo, da lì. Non riesce ad andare sopra Callejon, però il pallone è ancora nostro. Buon passaggio per Vincenzo Becchi, non riesce a tirare, raga. Tira il respinto dal difensore. Ma che cavolo, ma non è possibile. Ci intercettano tutti così, Politano. Ma basta. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Ancora 120 secondi alla fine. Vai Rocher, per il gol della bandiera, l'89esimo. Rocher, ti prego. Passaggio Vincenzo Becchi in fuorigioco però. Pericolo, ecco il tiro. Voleva sorprendere. Quindi è finita in quel modo la partita con Napoli, immeritato perché comunque abbiamo fatto 4 tiri e 4 tiri, 3 in porta per ciascuno dei due, solo che loro ovviamente in contropiede hanno potuto segnare, noi no, perché noi creavamo le azioni sostanzialmente, invece loro no, loro non hanno creato nessuna azione, sono venuti solo in contropiede, ma va bene lo stesso. Andiamo a simulare col Pescara, tra l'altro nel mentre che simuliamo vi volevo ricordare che ho aperto un canale Telegram in cui vi informo, intanto pareggiamo, mannaggia voi, non voi, mannaggia i giocatori intendo, in cui vi informo di quello che accade, di quello che accade riguardante il canale YouTube e Twitch. Quindi, per esempio, esce un video su YouTube, me lo metto sul gruppo Telegram, sono in live su Twitch, ve lo metto sul gruppo Telegram, quindi mi raccomando, joinate per rimanere aggiornati. E intanto pareggio con il Pescara, che davvero, cioè, per cos va bene. Balag vuole giocare, facciamolo giocare, dai, per una partita, cosa farà mai di male? Vogliono prenderci Juan Dominguez, mitica, solo 1,5 milioni vale? Ma seriamente? Ma stiamo scherzando, vale così poco? Vabbè. Tra l'altro appunto ho rinnovato il contratto a Juan Dominguez perché me lo stavano cercando di yoinkare a parametro zero. Allora, intanto si avvicina la partita con la Spezia che sta terza. Sta terza. Anzi, sta seconda, a dire il vero. Facciamo questa conferenza stampa e dopo simuliamo, sperando di riuscire a vincere. Grazie, anche se non sono sicuro di voler mettere Balag. Vabbè che siamo 20 punti più o meno sopra, quindi difatti non fa niente, però, va bene, facciamo cose a caso, non guardo mai quello che effettivamente dovrei dire, ma dettagli, sono una persona molto ipocrita. Kideshvili, sei tornato? Bene. Shaman Aksaj non è che abbia giocato male, semplicemente Porello se non ha potuto dimostrarsi grande, cioè bene, perché era la partita contro il Napoli, la partita contro la squadra più forte che abbiamo mai dovuto affrontare. Ma andiamo a simulare contro la Spezia sperando di vincere. Vero che vinciamo contro la Spezia, sì? Sì, perfetto. Lewis espulso, bene! E andiamo, un altro terzino in meno, grazie! Grazie mille, gioco, grazie, ti voglio bene, sì. Proprio fantastico, un gioco fantastico, guarda. Davvero, fai proprio schifo. Chi gioco adesso? Mi sento un po' la Juve contro il Genoa. Era contro il Genoa? Mi pare di sì. Mi sento proprio in questo modo. No, forse era il Lecce. Contro il Lecce che non aveva un terzino e ci ho dovuto mettere Matuidi. Che ci devo mettere mo come terzino io? Ma scusa. Ma dai. Vabbè. Fatto sta che la prossima partita è contro il Virtus Entella, che non so in che posizione stia, però non è nemmeno, penso che sia, vabbè, comunque dopo il settimo posto, che però non giocheremo né simuleremo in questo episodio. Io penso ancora a chi dover mettere al posto di Lewis,
Ma va bene lo stesso. Che ci mettiamo? Cioè, chi ci mettiamo? Mettiamoci Late Gab. Probabilmente mi picchierà, però ci mettiamo Late Gab. Ma ci sta, secondo me. Onesto. Va bene, quindi ragazzi, da via senza tutto, vi lascio like, un commento, iscrivetevi al canale, seguitemi su Twitch. Link in descrizione, la campanellina per ricevere i Telegram. E da via senza tutto, bye bye. Però prima, ovviamente, vi ricordo della pagina Telegram, link in descrizione, seguitela tutti, mi raccomando.